Come? Antonino Sanfilippo, coach della Custodio Sasaki. Siamo qui a commentare quello che il post-gara di quello che doveva essere un episodio sportivo all'interno di un campionato faticoso, lungo, che ha visto protagonista squadre eccellenti e che non a caso si stanno giocando la Serie B. Mi dispiace dover parlare tanto di episodi che secondo me non hanno diritto di cittadinanza su un campo di pallacanestro. Le immagini della partita, tra l'altro in streaming, parlano chiaro di dicono chiaramente quello che è successo. Ho fatto tanti campionati di C1, ho avuto tanti giocatori duri, Menduto, Stiepovic, Bazzucchi, gente che vinceva le Serie B quando le Serie B erano campionati veri. E onestamente certe porcherie, perché bisogna dire i termini, bisogna usare le parole, sono importanti e bisogna dire le cose per quelle che sono, perché le immagini suffragheranno quello che vado a dire. Certe cose non andavano fatte. Capisco la necessità di Cefalù, che tra l'altro è un'eccellente squadra, di affrontare la partita con la giusta carica emotiva. Credo che però ci dovesse essere una tutela maggiore della società Cefalù e della società Sarno da parte della Federazione Italiana Pallacanestro. Possiamo raccontarci che gli arbitri giovani devono essere incentivati? Bene, così non li si incentiva. Qualche anno fa mi dissero: tu non fai giocare i giovani, io li faccio giocare se non sono pronti. La stessa cosa vale per gli arbitri. Non si possono mandare due arbitri di 23-24 anni da Bergamo a fare Cefalù Sarno. Dice: sono tra i migliori nel girone nord. Tecnicamente saranno anche dei ragazzi preparati, ma purtroppo quella è una partita con uno stress emotivo che mette la tecnica in secondo piano. Non c'era un osservatore, non c'era un commissario di campo, non c'erano le forze dell'ordine a inizio partita. Le forze dell'ordine sono state chiamate solo dopo e secondo me si poteva anche soprassedere, nel senso che i tifosi di Cefalù hanno fatto il tifo per la loro squadra, come giusto che fosse. Sono stati bravi, li hanno sostenuti, li hanno incitati. Abbiamo giocato la gara su un campo che era chiaramente impraticabile, come si vede dalle immagini, con giocatori che ancora fanno della loro professione la loro fonte di sostentamento, di Capua, Ferrara, Moccia, Auriemma, che hanno rischiato di farsi male. La partita è stata sospesa, dopo 20-25 minuti si è ripresa, secondo me, non so su quali basi, se non quelle classiche che bisogna provare a giocare, ma che secondo me è una motivazione che oggettivamente lascia il tempo che trova, perché, e questa è la cosa che mi preme più sottolineare, quando si va fuori e si sente parlare di Sarno, Scafati, poi la verità è che noi in campo siamo i primi a stigmatizzare i comportamenti negativi dei nostri giocatori, io per primo. Se vedo un mio giocatore che si comporta male, gli dico adesso basta e lo levo. Mi rendo conto che non sempre è possibile farlo, però non mi va nemmeno che poi si passi per fessi. Cioè, noi abbiamo giocato delle gare dure fuori casa, l'ultima di stagione regolare a Trani è stata una gara dura ed era normale che fosse così. A fine gara, strette di mano con i giocatori avversari senza problemi. Io onestamente credo che chi si gioca, chi fa tanti sacrifici, chi investe tanti soldi, che poi è di quello che si parla, di mettere tanti soldini per provare a salire di categoria, debba avere più rispetto. Ed è un imperativo morale, secondo me, prima che tecnico, prima che garantire tutti quelli che partecipano a un campionato di pallacanestro. Credo. In campo, quando si è giocato a pallacanestro, abbiamo sempre giocato, abbiamo sempre vinto. Una domanda, la pressione dove è stata fatta? Cioè, le persone dove sono venute? No, in campo. Io penso che ci siano delle chiare immagini che dicono che certi comportamenti non hanno nulla di tecnico. Cioè, se uno mette uno sgambetto a un giocatore a palla lontana, non è pallacanestro, cioè è altro. E non puoi far finta di non vedere. Cioè, sei lì per vedere queste cose. Se colpisci un giocatore a gioco fermo, non è basket. Una cosa è fare un fallo duro con la palla in mezzo,
una cosa è colpire a 10 metri dal pallone, un altro, cioè non c'è nulla da discutere, è un provvedimento e va adottato, come bisogna prendere dei provvedimenti se l'allenatore di fuori, in quel caso io, dico all'arbitro delle cose in maniera dura, quello bisogna sanzionarlo, non si può far finta di nulla, non si può dire a un allenatore non ti voglio dare tecnico, non esiste, me lo devi dare, cioè non è giusto per me, non è giusto per loro, troppo comodo sul meno 25 dire non voglio dare tecnico, voglio andare a casa, la rifiutare la gara. Il problema è che tutti questi elementi fanno lega tra loro. Cioè io non mi posso preoccupare del dato anagrafico degli arbitri. Cioè non posso stare. È un fatto in più. Io non posso stare due quarti. Ingegnare pure il fatto che gli arbitri sono stati a colloquio per 10 minuti di persone non tesserate nello spogliatoio degli arbitri. Ci diano una motivazione, sono amici, ci siamo salutati, c'è degli amici a Cefalù, l'arbitro, ci avendo qualche riferimento a Cefalù. Purtroppo questa cosa sembra inverosimile. È grave. Ma c'è stata una sospensione. Ed è successo questo che ha detto il dottor Ruggero, ma ribadisco, io da allenatore non mi posso preoccupare se gli arbitri hanno 23, 38, 71 anni. No. Cioè io devo allenare la mia squadra e non posso stare tutta la partita a sentirmi un arbitro che mi dice dammi una mano, perché io per dare una mano a lui perdo risorse emotive. Io non devo pensare agli arbitri. Agli arbitri ci pensa il commissario, proprio l'osservatore, o il commissario di campo, due figure che accevano, non c'erano. Devi però pensare all'incolumità dei due giocatori. Questo è sicuro, ma è il motivo per cui ho fatto quello che ho fatto. Cioè io penso che quello che ho fatto è la reazione ad un'azione palesemente ingiusta. Perché io vogliamo dire un'altra cosa, noi non pensiamo che tutti i tifosi, tutti i diversi siano persone civili. Assolutamente. Anzi, ci sono persone che sono venute a proteggere i nostri regolamenti. Abbiamo già abbondantemente puntualizzato le responsabilità limitate ai tesserati che erano in campo. Ma che cosa che non è mai successo sul nostro campo? Quei 5-6 che sono venuti da Cefalù, qua li abbiamo messi in condizione di poter esprimere il dissenso nei confronti degli arbitri, il dissenso nei confronti di alcuni giocatori. Qua a Sala hanno potuto esprimere il dissenso e l'approvazione per la propria squadra. Noi non l'abbiamo potuto fare, questa è una mancanza di civiltà di chi l'ha permesso e chi l'ha fatto. Sicuramente non tutto ci farà, ma sicuramente è una mancanza di civiltà, perché la civiltà si vede di una società nel momento in cui si confronta. Perfetto. E quando ti confronti e tu il confronto non lo vuoi esprimere la violenza a impedire a chi sta subendo quello che noi dimostriamo con il video nei confronti dell'arbitro, cosa stai facendo? E loro puntualmente hanno aggredito padri di famiglie, donne, e hanno messo in condizione di non poter parlare. No, un aspetto secondo me che va sottolineato in questa vicenda, che deve secondo me servire per migliorare tutto quello che è il movimento, che ci hanno sempre insegnato, a noi allenatori, la collaborazione con tutti gli altri attori di questo gioco, e gli altri sono parte di questo. Quello che però è grave, enormemente grave, che nel momento di stress dei ragazzi, che secondo me, che non è compito mio valutare tecnicamente, perché non è il mio lavoro, vengano designati per una gara di questa difficoltà e non ci sia l'osservatore. Però io sono andato a vedere nelle altre gare, gli osservatori nelle gare di playoff non stanno andando sempre. Il campionato di Serie C assomiglia tanto a un paria della comunità delle competizioni, come un fratello minore a cui nessuno dà la giusta importanza. Però poi ci sono soldi veri, ci sono giocatori importanti, ci sono società storiche. Ne cito alcune random: Campli, Ortona, San Severo. E non penso che questi posti meritino questo trattamento. Tengo volutamente fuori il nostro girone, proprio per sottolineare che, bene, rinnovamento della classe arbitrale, personalmente è una cazzata. Io mi sento tranquillo se vedo gli arbitri bravi, non se vedo gli arbitri giovani, che poi se sono pure giovani meglio, ma non è una condizione senza la quale non si può arbitrare. Ci abbiamo gli osservatori in Italia,
Facchini va a fare l'osservatore, uno dei migliori arbitri d'Europa. L'anno prossimo smette la Monica. Se è normale. Allora quello che dico è, benissimo, vogliamo dare una mano a questi giovani arbitri perché sennò la classe arbitrale nostra sarà sempre più vecchia e non c'è ricambio. Bene, sosteneteli. Io devo sostenere i miei giocatori e devo pensare alla mia squadra. Probabilmente per dare una mano ai giovani arbitri si mandano i commissari di campo, gli osservatori, perché quelle sono gare difficili dove la tecnica conta fino a un certo punto. Io ho fatto svariare di playoff ed era tutt'altra scena, tutt'altro clima, tutt'altro scenario davvero. Io credo che c'è dell'altro occulto in questa situazione, perché in tutta la fase regolare e nelle prime tre gare dei playoff c'è sempre stato, in casa e fuori casa, il commissario di campo, c'è sempre stato il commissario degli arbitri, manco a farla apposta. A Cefalù non c'era un campo per come è strutturato, soggetto a condensa. Noi siamo stati dal giorno prima a Cefalù. Il clima che abbiamo vissuto a livello meteorico faceva già immaginare che ci fossero stati problemi di condensa. Noi abbiamo trovato l'impianto giusto, si è fatto areggiare solo dopo quando abbiamo avuto la vera problematica. Questo poteva anche essere prevenuto. Non c'è stata l'organizzazione, quella per intervenire, per evitare che gli atleti scivolassero. Perché i poveri ragazzini messi a disposizione asciugavano con i tovaglioli. E se c'è nel video. Chiaramente tutte ste botte, ste mazzate che abbiamo subito e nonostante i suoi duri interventi sia verso il collega che verso gli altri non hanno dato nessun risultato positivo, è chiaro che da parte nostra c'era quella reazione emotiva contro l'arbitro. Queste nostre reazioni emotive non hanno fatto altro che scatenare l'odio dei tifosi contro di noi, perché sembravamo noi gli arroganti, noi quelli che ci volevano vendare. Fino al punto che a un certo punto, gli ultras del Cefalù non gridavano più Cefalù, ma gridavano scafati, scafati, scafati. Dico questo perché è emblematico questa cosa, cioè alla fine noi oltre al danno non aver potuto giocare, abbiamo avuto la beffa quello di essere stati anche delisi e hanno dato un negativo sotto tutti i punti di vista. Il problema vero è che secondo me bisognava avere più attenzione, bisognava avere più tutela. Io rispetto alla tua domanda ti posso dire che a un certo punto sono dovuto intervenire, cioè io non posso vedere un giocatore avversario mettere uno sgambetto, l'arbitro che è lì e non succede niente, mette uno sgambetto lontano dalla palla, c'è l'immagine in cui Moccia viene sgambettato, non è pallacanestro, non puoi far finta di niente, cioè all'ennesimo tentativo di contatto ho semplicemente detto ora basta, la vincerete di 25, come infatti hanno vinto di 25, ma secondo me hanno perso per come vedo io lo sport, poi bravi andranno avanti, ma il problema è di altro natura. La tensione e la volontà di vincere una gara non giustifica le cose che io ho visto in quel campo. Ho dovuto chiamare un time out per dire a Vincenzo Di Capua, dice per favore stai sotto controllo, e lui mi ha risposto, dice ho un figlio a casa di mamma, non va bene, cioè non va bene, stop, fermiamo tutto, fermiamoci tutti, pensiamo, riflettiamo e poi ricominciamo. Perché onestamente a me non mi va. Ho 30 anni e ho fatto vari campionati, in campi difficili, ho vinto 3 playoff quando ero a Battivaglia fuori casa e sono sempre uscito tranquillo. A Gioia Tauro, vinsi di 20, la finale, non successe niente. Baci, abbracci e strette di mano. A Cireale, vincevo dopo un overtime, se non erro. A KKT, 1-1 la perdemmo, ma c'è. E si è sempre stati molto tranquilli. Io credo che gli attori in campo abbiano una responsabilità maggiore, che è quella di rendersi conto che siamo delle figure pubbliche. E quindi se c'è qualcosa che non va stigmatizzato è fermato. Se no, facciamo altro. Il tempo si può impiegare in un altro modo. Ok. Vabbè,